Rivolgendo lo sguardo ai Vangeli della notte e dell'aurora, ci soffermiamo su un tema centrale per la vita spirituale, la piccolezza. Nella notte di Natale, mentre i pastori vegliavano, ecco un angelo recare loro l'annuncio atteso da secoli. Oggi è nato un Salvatore che è Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia. Tutto qui. Un bambino situato nella cruda povertà di una mangiatoia. E proprio lì c'è Dio, Dio che si fa carne, nella piccolezza. Ecco il messaggio: Dio non cavalca la grandezza, ma si cala nella piccolezza. La piccolezza è la via che ha scelto per raggiungerci, per toccarci il cuore, per salvarci e riportarci a ciò che conta. Come ci ha ricordato il Papa, partiamo dal contemplare il bambino. Lasciamoci attraversare da questo scandaloso stupore. Colui che abbraccia l'universo ha bisogno di essere tenuto in braccio. La tenerezza in persona ha bisogno di essere coccolata. L'amore infinito ha un cuore minuscolo che emette lievi battiti. La parola eterna è infante, incapace di parlare. Il creatore del mondo e senza dimora. Oggi tutto si ribalta. Dio viene al mondo piccolo. La sua grandezza si offre nella piccolezza. Fermarsi a contemplarlo, magari davanti al presepe, rileggendo le pagine del Vangelo, non è sdolcinato sentimentalismo, ma un fatto decisivo per una sana vita spirituale. Prima di amare, il cristiano è colui che si lascia amare. È mosso da quest'amore e in risposta ad esso ama.